giocattoli. Sindaco Gianni Buttiero, oggi si è discusso la problematica delle piste ciclabili. Cosa c'è in programma? Ma in programma c'è l'affidamento a un gruppo di ragazzi universitari che devono fare la tesi, che con il loro professore ci propongono e con l'ausilio dei nostri tecnici ci propongono di predisporre un piano per le piste ciclabili, chiaramente sulle indicazioni che noi abbiamo dato, tenendo fermo alcuni percorsi che oggi sono determinati dal bike sharing, che sicuramente magari non è l'ottimo, ma che comunque c'è. Allora non è che una cosa che c'è possiamo demolirla, allora tanto quei percorsi che fanno il bike sharing lo possono fare anche le altre biciclette, ma non è così vincolante, questi sono i capisaldi. Dopodiché su questo progetto si individuerà delle zone cosiddette 30, che la velocità massima si può fare è il 30, che sicuramente uno è il centro storico, che va coordinato con tutto l'aspetto del centro storico. Uno si ipotizzerebbe la strada centrale di Abbadia, che è lunga 2 km dalla rotonda alla seconda rotonda dei minatori, e l'altro sarebbe il centro di Riva. Allora stiamo cercando di fare un qualcosa che non sarà definitivo nella sua completezza, ma che ci aiuta a utilizzare intanto le strade, le stradine, i percorsi che già ci sono, che cosa che non, ad oggi noi non ce l'abbiamo quel progetto lì. Si sa già quanto verrà destinato alle piste ciclabili nel bilancio 2013? Ma nel bilancio 2013 noi abbiamo il completamento della pista ciclabile di via Saluzzo, questa è proprio la pista ciclabile di via Saluzzo, che mi pare sono 300.000 euro, questo è il completamento fino alla rotonda. Questa rientra nel progetto come indicazione, ma questa è una cosa che automaticamente si deve completare. Ipotizzavamo di completare via Rivetti, ma lì rientravano in una convenzione di un PEC, però se non parte il PEC il soggetto attuatore non ci fa la strada, perché se non fa la costruzione non ci può fare la strada, e quindi quella dovremo valutare. Quelle, diciamo, sono altre due direttrici importanti, perché questo va verso Roletto, l'altra collega Bosasco con Pinerolo. Noi oggi abbiamo una priorità, ad esempio, è l'edilizia economica popolare, perché abbiamo 300 persone da mettere dentro. Cioè, se c'è una priorità riuscissimo a canalizzare degli interessi dello sviluppo del lavoro, perché abbiamo le fabbriche che chiudono. Se abbiamo delle priorità, purtroppo sono anche altre. Questo uno dice, ma allora questo non lo farete mai? No, questo lo facciamo perché non avrà grandi costi. Perché essendo che le strade ci sono, noi fare una zona 30 nel centro storico vuol dire mettere un po' di cartelli, qualche palina, vuol dire spendere 10.000 euro, 10.000 euro ce l'abbiamo ancora da spendere. Se ho ben capito, le zone 30 sono alternative alle piste ciclabili, più economiche e funzionali. Più economiche, perché in zona 30 le biciclette possono circolare, adesso c'è i vigili che guardano, addirittura mi dicono, non so se sia così, mi dicono che nelle zone 30 le biciclette possono anche andare in senso contrario alle macchine. Quindi il progetto delle piste andrebbe integrato con il bike sharing, giusto? Ma sì, va integrato, perché poi il bike sharing qualcuno magari non lo utilizza. Forse ha ragione quel signore che parlava prima, che mi sfugge il nome, che magari si sta utilizzando anche in modo un po' improprio. Il bike sharing sarebbe proprio da andare da una postazione all'altra. Perché questi progetti non vennero progettati in parallelo? Ci sono delle motivazioni o...? Ma non vennero progettati in parallelo. Qui, quando si è fatto il bike sharing, l'hanno fatto 5 o 6 anni fa, mi pare, è stato fatto. Le motivazioni io non le conosco, poi sappiamo che man mano che si va avanti la sensibilità della bicicletta aumenta, io aggiungo per fortuna, pur se non sono un ciclista, per altre motivazioni mie personali, non sono un ciclista, però aumentano, e si vede che in quel momento magari non si è tenuto conto di questo aspetto. Adesso una questione molto dibattuta, secondo lei il bike sharing funziona o no a Pinerolo? Lei mi pone una domanda complicata. Perché io chiaramente percepisco cosa mi dicono. Il bike sharing potrebbe funzionare meglio, il problema che si pone è che forse un po', è come ha detto quel signore, non abbiamo la mentalità per usarlo come si deve, e si usa come bicicletta che poi uno va fino da qualche parte e poi lo lascia lì, c'è il problema del vandalismo, e qua là forse in alcune città funzionano. Io credo che nel momento in cui
ci fossero però le piste più che agevolano più i percorsi, sicuramente funzionerà meglio. Adesso dire che funziona in modo ottimale non me la sentirei di dirlo, perché non è così, non è così. Altre città ce l'hanno, forse magari la città è più predisposta a cogliere quel tipo di utilizzo. Difatti, volevo interrompere per quello, Sì. perché va invertito questo. La pista ciclabile va a destra vicino al marciapiede. Le macchine, esatto, io ho vissuto 5 anni a Berlino, conosco bene. Quindi le macchine fanno un muro di protezione per i ciclisti. Questo non costa niente, la striscia bianca per terra e basta. Poi